Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 11 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Al centro del palcoscenico, come attori consumati. Se avete deciso di dare un party sul vostro terrazzo o nella casetta di vacanza, non avreste potuto scegliere serata migliore. Saturno, il vostro antico governatore nel segno, simultaneamente in trigono al Sole e alla Luna, un'autentica meraviglia. I doni delle stelle, in arrivo per voi, salute, amore, una piccola vincita e magari anche un bel viaggetto, da prenotare oggi ma con partenza ancora da definirsi. Autostima e vitalità sconfiggono malanni psicofisici, fondamentale trovare valori autentici a cui fare riferimento quando vi sentite soli o fuori fase. Voglia di rivedere gli amici, anche quelli residenti più lontano, ma tutti quanti oberati di lavoro e impossibilitati a prendere ferie dovete accontentarvi di scambiarvi baci e abbracci solo sui social, almeno per ora. Ostacoli e difficoltà su molte cose, imprevisti, circostanze sottovalutate, improvvisi impedimenti. Tutto è temporaneo ma non bisogna negarle né sottovalutarle, piuttosto dovrete impegnarvi nel risolverle. Lasciatevi trasportare dal vostro buon senso e rimediate agli errori commessi che potrebbero compromettere in parte il vostro futuro immediato. Portate particolare pazienza oggi, non spazientitevi e prendete tutto con filosofia. La serata procederà al meglio, ma prima dovrete sopportare qualcosa. Se avete una pena d'amore potete avere speranza che sta per risolversi, però non affrettatevi a trarre conclusioni che potrebbero trarvi in inganno. Curate di più i vostri interessi in una pratica assicurativa che avete avviato. Fate in modo da sostenere l'avvocato con elementi nuovi e convincenti. Il favore di Marte, Mercurio e Venere non deve indurvi a pensare che tutto possa filare liscio, provate a immaginare che il favore dei pianeti non vi rende immuni dalla normalità. Mettete da parte ogni cruccio per le vostre storie passate, voltate pagina e cercate di guardarvi intorno. Venere vi aiuterà non poco a trovare strade nuove e diverse. Chi cerca un lavoro dovrà fare i conti con una certa sfiducia che imperversa e dilaga. Giove non favorisce certo un lavoro nuovo e Marte ha un influsso decisamente negativo sull'andamento di questo periodo. Anche per chi ha un lavoro oggi potrebbe farsi sentire un certo scoraggiamento. Oggi i nati di lunedì potrebbero essere tentati ad avere una relazione extra. Pensateci bene prima di mettere un piede nella scarpa sbagliata. Oggi stenterete a credere a una notizia che vi potrebbe essere data da una vostra conoscenza solitamente molto informata. Tuttavia, prima di decidere qualunque cosa, indagate se è la verità. È un vostro diritto. Prima di cantare vittoria siate ben certi di aver fatto tutto bene e con ordine. Una sorpresa in arrivo. Ottime occasioni in amore. Nuove fortune si prospettano in amore. Scoprirete di avere molto in comune con persone che fino a ieri consideravate dei perfetti sconosciuti. Potete fare quello che volete ed avrete inoltre molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi. La famiglia occupa i vostri pensieri distraendovi da attività coltivate con passione ma nulla di grave, nel fine settimana potrete lanciarvi di nuovo nei vostri interessi prediletti. Mens sana in corpore sano, una buona pratica sportiva vi alleggerisce il fisico e allenta le preoccupazioni e i pensieri per il domani. Accogliete il piacevole frastuono che portano alcuni amici di famiglia che vi fanno diventare più arguti e socievoli del solito. Il Sole nei Gemelli, segno vostro alleato fondamentale, riesce a distrarvi, e finalmente, da alcune inquietudini e incertezze decisionali. Vi viene rimproverato di non voler prendere posizione? Avete imparato la lezione della diplomazia che consente di vivere molto meglio, non ve ne pentirete. C'è una persona che vi piace, volete incontrare qualcuno? Non possiamo escludere che dopo un periodo piuttosto conflittuale in amore, adesso torna una buona stabilità. Certo, questo è stato un periodo difficile per i soldi, per le questioni burocratiche che tanto hanno afflitto, ma ora finalmente si può trovare una soluzione. Oggi in amore c'è di più. Equilibrio non è il vostro secondo nome, ma non vi date mai per vinti e questo è di certo un punto a vostro favore.
Se vi sentirete sopraffatti, vivetevi questa sensazione e poi lasciatela andare. In questo modo, affronterete una situazione negativa, per poi trasformarla in qualcosa di positivo e a vostro favore, senza dover chiedere aiuto a nessuno e dimostrando a voi stessi di cosa siete capaci. Che bel trigono dare a quello in gioco tra il vostro inquilino Saturno, serioso e anche malinconico, ma infinitamente colto e saggio, la Luna esteta e affettuosa in Bilancia e il Sole disinvolto e compagnone in Gemelli. La combina perfetta per uscire dal lavoro, sia pure spappolati, e correre subito a prendere il treno o l'auto in direzione della casa di vacanza o degli amici, che vi hanno invitati a trascorrere con loro il prossimo weekend. Amore ed Eros. Amore ed Eros in perfetta sintonia, naturale che non vogliate etichette, tuttavia dall'amicizia all'amore il passo sarà così breve che non ve ne accorgerete nemmeno voi, trovandovi accoppiati e legatissimi a tempo record. B. E i momenti con il partner, i vostri figli, gli amici, basta che un viaggio si prospetti davanti a voi e il vostro umore diventa allegro e colorato, tirate fuori le vostre ali di farfalla o gabbiano e via che si va. Cari Acquario, finalmente tutto prende forma e si aggiusta, secondo i vostri desideri e possibilità. Godetevi questo momento fortunato e positivo. Non dimenticatevi però degli obiettivi ancora da raggiungere e delle priorità che vi siete dati. Il romanticismo può catturarvi inaspettatamente, perché potreste incontrare qualcuno che condivide il vostro stesso senso dell'umorismo, spiritoso, buffo e leggermente eccentrico. Questa potrebbe essere una risata a lungo termine. Potete trasmettere ottimismo a chi vi è vicino con tutto il suo cuore, perché ha compiuto la scelta di volervi accanto per la vita. Una notevole carica vitale ed espansiva gratifica infatti il vostro io ed è tutto merito di Saturno in ottimo aspetto. Sorretti da intensa energia, irraggiate il vostro buon umore allargandolo sulla vostra coppia, interamente. Lavoro e denaro? Basta lavoro, ne avete davvero piene le tasche, il sabato sera è fatto per lo svago, e se non partite subito per la casetta di vacanza di altre alternative ne avrete a go-go, cinema, teatro, ballo o semplicemente una cena all'aperto tra amici, facendo chiasso fino alle ore piccole. Oggi ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase e potrete rinnovare il vostro percorso di scelte che vi porterà verso un periodo favorevole. È sempre Saturno oggi a sorridervi, moderando le vostre ambizioni e ricordandovi che quel che avete ottenuto può anche bastarvi, non dovete certo conquistarvi il trono di spade. Benessere. Bello stare in compagnia, scambiare energia positiva con gli altri. Con questo ottimo umore brinderete a un anniversario importante, a una promozione, all'estate o alle vacanze imminenti. Per voi sommelier ogni occasione è buona per assaggiare una bottiglia di ottimo vino e appoggiare le labbra prima sul tastevin e poi direttamente su un bel bicchierone. Meglio abbondanza che mancanza. Mal di schiena, dolore al collo, mal di testa possono essere alleviati almeno in parte aumentando la quantità di acqua che bevete e una lezione di yoga occasionale. Queste sono raccomandazioni semplici ma profonde. Per lei, più belle vitaiole cambiando look, con un tocco di originalità e di apertura al nuovo farete innamorare anche i più refrattari. Per lui, presi dalla straniera voluttuosa che vi vorrebbe uniformare alle proprie tradizioni, state quasi per cedere, ma il buon senso vi riporta alla vostra realtà. Recita il proverbio moglie e buoi dei paesi tuoi. Colore delle emozioni, rosatea. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.